Ma da un punto di vista complessivo ci sono dei problemi che sono atavici, sono decennali e quindi veramente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, bisogna andarci con i piedi di piombo e con tanta pazienza. Però quello che è successo in un anno è sotto gli occhi di tutti. L'anno scorso, il 31 di agosto, Giorgia Meloni con mezzo governo è arrivata in parrocchia, ha fatto delle promesse, le ha mantenute. Avevamo un centro sportivo che era stato ridotto a una discarica, una cosa veramente vergognosa per tutta l'Italia, per tutta l'Italia. E adesso è un gioiello che sta là, sotto gli occhi di tutti, potete anche venire voi a vederlo, fotografarlo, filmarlo per presentarlo agli italiani. Logicamente il cammino è ancora lungo, perciò siamo ancora qua. E anche perché vogliamo che io non parlo, sono il parroco del Parco Verde in Caivano, ma è bello proprio che questo modello si estenda a tutta l'Italia. Le periferie fanno parte dell'Italia, dell'Europa e gli abitanti delle periferie non sono italiani di serie B assolutamente. È questo che vogliamo affermare e ancora insomma, insistere su questo. Ecco, a proposito di periferie e di italiani di serie B, Forza Italia tiene molto anche agli italiani di domani con lo Ius Scholae. In questo senso potrebbe essere anche lo Ius Scholae un momento importante, visto che molti stranieri abitano nelle periferie, sono più densamente popolate, secondo lei, padre? Guarda, secondo me c'è una confusione un po' per quanto riguarda sempre i fratelli che arrivano da fuori e gli italiani. E ogni volta che succede qualcosa di molto grave, la prima cosa che si fa si va a vedere se sono immigrati o se sono italiani. Quando sono italiani la notizia passa un po' in sordina, se sono immigrati la notizia ha una certa rilevanza e questo non ci deve essere. I bambini che stanno davanti alle chiese a chiedere l'elemosina, siano italiani, siano stranieri, sono sempre bambini e noi per i bambini dobbiamo veramente venderci la vita e spenderci per loro. Insomma, è normale che dal punto di vista politico io non scendo nei dettagli perché la cosa è complessa e quindi lasciamo a loro, però è normale che in Italia, chi sta in Italia, soprattutto i bambini hanno gli stessi diritti e gli adulti hanno nei loro confronti i medesimi doveri, su questo non ci piove. Poi concretamente lasciamo alla politica fare le loro scelte. Esattamente, cioè, vogliamo approfondire questo discorso perché Forza Italia continua nella sua proposta. Sì, l'abbiamo detto in più occasioni. Domani, tra l'altro, alle 14.30 avremo una riunione congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato presso la sala Colletti per approfondire la nostra proposta che sarà poi discussa in primis con i nostri alleati di maggioranza e poi presentata in sede parlamentare. Abbiamo fatto una serie di valutazioni nelle ultime settimane, lo abbiamo fatto senza giri di parole e a testa alta. Ora domani entreremo ancora di più nel merito di questa proposta che poi successivamente verrà discussa con gli alleati.